Ma come si saldava all'epoca? Con che attrezzature? Dunque, noi in partenza ci siamo trovati che era l'unica soluzione per saldare il ferro e l'acciaio, era chiamata placca. C'erano dei lastre di placca e noi prendevamo due spessori di ferro. Quando noi si faceva, io parlo degli attrezzi primari, Sì. quando noi si faceva una scelta, per esempio, noi facevamo l'occhio in ferro, però dopo per il taglio ci voleva l'acciaio. Allora noi facevamo prima l'occhio in ferro e con questo famoso acciaio che si recuperava attraverso. Se prendevano dei pezzi, si sagomava, si portava a misura e poi a un certo momento si attaccava con la placca. Si metteva sotto la forgia, A caldo. a caldo, si metteva sotto la forgia quando c'era una caloria fino al punto che fondeva, questi due pezzi fondevano, ci si metteva questa placca, poi sopra l'incudine io con la mazza. Il mio datore di lavoro col martello si attaccava a batte e si batteva. La Fino placca al punto, che la era placca ferro. era l'unico materiale che oggi sarebbe il filo, gli elettroni per fare una saldatura. Lo Stesso materiale. stesso Che materiale. materiale Era un materiale, era come una pasta. Come una pasta. Che c'erano delle materie che era possibile attraverso, però non era un materiale che serviva, che praticamente saldava, perché questi due materiali dovevano bollire e certo. fondere. Era sempre il ferro e l'acciaio si doveva attaccare, però questa placca serviva praticamente come adesso io ho verniciato con la lindiera, prima ho dovuto passare, levare la parte cattiva, perché altrimenti la vernice ci sarebbe il Certo. rischio che non attaccherebbe, poi si staccherebbe. Allora la placca lì era un materiale che serviva per mettere nelle condizioni a contatto questi due spessori che avrebbero attaccato, che non c'era roba cattiva, roba che avrebbe potuto incidere Certo. la saldatura.